Il comune ha previsto anche un indennizzo a vantaggio dei concessionari laddove dovessero perdere il bando di gara, perdere la gara, e questo indennizzo, che comprende di fatto l'avviamento, sarà a carico dei nuovi concessionari, di chi vince, giusto? Noi lo abbiamo previsto su esplicita richiesta delle imprese balneari, corrisponde a 2,5 volte il fatturato del 2023 come anno di riferimento. In base anche a questo, diciamo, recepimento di questa istanza, abbiamo ottenuto una deflazione del contenzioso in essere, che comunque era stato attivato dai concessionari balneari e anche dai sindacati balneari, tale per cui all'udienza del 5 luglio prossimo tutti e 26 i ricorsi saranno oggetto di rinuncia e quindi per sopravvenuta carenza di interesse, quindi verrà pronunciata al netto di valutazioni altre ovviamente del Tribunale, ma di fronte a un'istanza di questo genere abbiamo ragionevoli motivi per ritenere che sia di questo tipo, verrà pronunciata una improcedibilità dei ricorsi presentati contro il Comune di Genova e in sostanza noi lo prendiamo come un disco verde alla procedura evidenza pubblica comparativa che abbiamo attivato fin da dicembre scorso. Ecco, i consumatori in questo punto contestano il fatto che sia come un po' scoraggiare qualcuno che deve arrivare ex novo, dovendosi far carico anche di questo avviamento dei concessionari, e dicono non è come in un bar dove è giusto pagare l'avviamento perché è privato, qua si tratta di un bene in concessione su terreno demaniale, quindi va contro un po' la Bolkestein, che dice che non bisogna frapporre ostacoli alla presentazione di candidati ulteriori. La Bolkestein vieta espressamente di favorire il concessionario in essere, però è anche vero che il principio della tutela dell'avviamento delle imprese non è un principio di diritto assolutamente condiviso, e si fa un po' di confusione a volte tra quella che è la concessione del territorio, quello che lei ha definito il terreno demaniale, e quella che è la impresa che ci sta sopra. Nell'impresa che ci sta sopra ci sta altro rispetto alla concessione demaniale, e l'impresa ha un valore intrinseco che deve essere comunque valorizzato, tutelato e garantito. Quindi da questo punto di vista è un principio, diciamo, che sta anche all'interno di tutti i nostri codici, anche della legislazione italiana oltre che quella europea, che comunque le imprese abbiano un valore intrinseco che debba essere comunque tutelato e debba essere salvaguardato. Questo penso che sia abbastanza indiscutibile.